Il nonnismo militare era presente nei tempi passati, ma non in quelli di oggi. Ecco, la tematica che tratto in questo video è una tematica che molto spesso viene ricercata qua su internet, no? Molte persone infatti vogliono sapere se il nonnismo esiste ancora, se è, diciamo così, un ricordo vago oppure se è qualcosa che è ancora molto radicato. Che cosa è il nonnismo? Per quelle persone che non sapessero cosa sia, è una azione comportamentale secondo cui i militari più anziani, quelli che hanno più tempo trascorso all'interno del servizio militare, vanno ad attuare dei comportamenti di dittatorialità, di soggiacenza nei confronti di quelli che arrivano per ultimi. Quindi i nuovi arrivati vengono trattati da quelli più vecchi, da quelli che ci stanno di più nel fare il militare, in maniera rozza, cattiva e soprattutto andando ad assumere comportamenti dittatoriali di grande, grandissima azione negativa. Perché prende il nome infatti di nonnismo da nonno, no? La parola nonno significa persona anziana, persona che ha dei nipoti, persona che ha fatto dei figli e che si prepara poi un giorno a dover obbligatoriamente morire. Ecco, perché secondo me c'era in tempi passati? In primis perché la leva obbligatoria è stata tolta, nel senso che prima andavano a fare il militare ed erano costretti a farlo le persone che in qualche modo, che in qualche maniera dovevano svolgerla per una questione di data di nascita. Questo che significa? Che fino a una certa data di nascita una persona nel passato era costretta, era obbligata a svolgere il servizio militare. Poi però questa chiamiamola norma, questo chiamiamolo, questa scelta è andata ad essere tolta, è andata ad essere estirpata. Per fortuna o non per fortuna, chi lo sa? Ma sta di fatto che la norma in questione, ripeto, che è stata tolta, è stata abolita, è stata estirpata, è stata eliminata. Come diciamo così, si fa? Come mai? Penso quindi che il nonnismo sia una pratica che appartenga al passato, ai tempi passati e non ai tempi recenti, perché in primis per una questione di date, no? Prima si era obbligati, ora non più. In secondis perché i comportamenti degli esseri umani, secondo me, si sono andati a migliorare in questi ultimi tempi. Questo che significa? Che il bullismo c'è ancora oggi, per esempio, no? Lo vediamo nelle scuole d'Italia, cioè, ma anche nelle scuole che si trovano al di là dei confini italiani. Però è un bullismo, quello di oggi, che è meno prevalente, meno radicato e meno forte rispetto, per esempio, agli anni 2000, rispetto, per esempio, agli anni 99, rispetto, per esempio, agli anni 2002-2003, fino al 2004-2005. Con questo non sto dicendo che, per esempio, il bullismo sia stato completamente eradicato, no, assolutamente no. Sto dicendo però che, dal mio punto di vista, secondo la mia opinione, per esempio, il bullismo è meno forte rispetto agli anni passati. Idem dicasi, stesso discorso per quanto riguarda il nonnismo. È chiaro che il nonnismo ci sia ancora nell'ambito militare, ma è un nonnismo molto meno forte, molto meno potente, molto meno incisivo, molto meno, diciamo così,
aggressivo rispetto agli anni passati. Questo il mio parere, questa la mia opinione. Io non pretendo di dire il vero, perché non voglio che qualcuno mi possa etichettare come persona spocchiosa, boriosa, banale. Pretendo però di dire cose che dal mio punto di vista, quindi secondo la mia opinione, possono essere a tutti, e ripeto a tutti gli effetti, comprovate. Come? In che senso comprovate? Basta girare, basta parlare, basta disquisire con altre persone, oppure recarsi proprio nel mondo, chiamiamolo tra virgolette, militare, per rendersi conto, per accorgersi del fatto concreto e non astratto che effettivamente la, chiamiamola, piaga, comportamento relativo al nonnismo non è più così radicato come nei tempi passati effettivamente in concreto e non in astratto era. Da questo mio ragionamento penso che voi, esimi utenti di YouTube, potete aver capito ciò che volete. Grazie, grazie a tutti per i tanti commenti che mi arrivano ogni giorno a questo prezioso canale. Siamo arrivati a 640 iscritti, sono molto contento di ciò. Arriviamo ai 1000 iscritti, ve lo chiedo in ginocchio. Fate iscrivere i vostri amici, condividete questi video nei forum, nei blog, dove cazzo volete voi. Ma facciamo crescere questo cazzo di canale. Grazie dal vostro Leandro Osmelli di Roma è tutto. Un saluto caro e al prossimo video.